essere protagonisti, ci dicono sempre che non facciamo mai niente, che siamo dei bamboccioni, invece vogliamo far partire la crescita della nostra città da noi, vogliamo dimostrare che abbiamo un futuro. Genova è stata distrutta, però noi qua stiamo a pulire Genova perché è la nostra città, l'amiamo e vogliamo che ritorni più bella di prima. Mi posso chiedere di dove siete? Di San Fruttuoso. Ma qua vicino? Sì, è qua dietro. Come mai avete deciso di aiutare? Perché ci sembra la cosa migliore da fare in questo momento. Quindi lei è un docente ed è qua perché la scuola è chiusa? Esatto. Oggi è sabato, c'era l'emergenza, quindi la provincia ha detto che le scuole erano chiuse a Genova e provincia, perciò io, ma sono anche con altri docenti che siamo qua e siamo venuti a dare una mano, a spalare, a aiutare la popolazione, a levare il fango, diciamo, cioè la più grossa, via. Io di Marassi. Ma mandate un messaggio ai ragazzi come voi che stanno a casa a grattarsi la pancia a guardare il Grande Fratello oggi? Questi ragazzi dovrebbero scendere qua e aiutarci perché questo è il loro quartiere e non dovrebbero stare a casa. Posso chiedere di dove siete? Sì, di qua, di Sestri... via Ferreggiano. Io Sestri Ponente. E siete venute ad aiutare perché? Perché ce n'è bisogno, veramente tanto bisogno. Qua la situazione si può vedere abbastanza sconvolgente, scioccante. Però ci facciamo forza. Quindi questa è una risposta a tutti quelli che dicono che i giovani di oggi sono viziati, non lavorano, non fanno nulla. E ci lavoriamo. Non è vero. L'unione fa la forza e si può vedere. Poi può sembrare che tutti i giovani odino Genova, ma in realtà non è così. Non è vero. Non è... E lo stanno dimostrando oggi. Sì, è vero. Lo stiamo dimostrando, direi. Sì. La vanga dov'è? Come? La vanga dov'è? Sta andando a prendere. No, veramente, ragazzi, voi spalate per quale motivo? Per rendere pulita la nostra città. Perché voi amate la vostra città, quindi, e lo dimostrate in questo modo. Certo, così. Ma che stupida, eh?